avuto qualche problema particolare? Fare prevenzione oggi vuol dire risparmiare sulla spesa sanitaria futura. Fare prevenzione soprattutto vuol dire salvare vite umane e o accompagnarle in maniera agevole nel percorso della malattia. Si inserisce in questo solco lo screening nefrologico promosso dal Centro di Emodialisi Sarnese in collaborazione con Provincia e Comune. Un doppio appuntamento, oggi e martedì 19 giugno, per consentire ai cittadini di tenere sotto controllo lo stato di salute dei reni ed evitare, se ve ne fosse bisogno, ausili più invasivi come la dialisi. Una persona su 10 ha un problema renale e non sa di averlo. Quando si scopre è troppo tardi e molto spesso il paziente deve poi praticare la terapia dialitica. Questo porta per la sanità un costo estremamente elevato. Per cui la prevenzione, oltre che per il costo, è importante per la salute dei cittadini. Da zero a 1000 anni, perché anche i bimbi purtroppo possono avere dei problemi renali e quindi è importante saperlo. Facciamo una valutazione, un dosaggio sia sul sangue, quindi parliamo di creatininemia, che sulle urine, quindi parliamo di creatininuria. Questi valori vengono confrontati per avere una migliore stima della funzionalità renale, dopodiché viene applicata una formula per il calcolo della clearance della creatinina. Questi valori ci consentono appunto di valutare quella che è la velocità di filtrazione del glomerulo renale. Valori che si discostano dai range di normalità ci dicono che ci sono delle problematiche a livello renale. Io sono del parere che prevenire è meglio curare. Poi per quanto riguarda questa patologia, che purtroppo è in aumento, per cui diciamo fare opere di prevenzione, sensibilizzazione, io noto che poi i cittadini rispondono a queste visite.